sicuramente abbiamo un legame pieno di lavoro, che abbiamo lavorato bene, un lavoro effettivo, che ha messo della benzina importante, serve, e gli avversari, diciamo, tutti i ragazzi della squadra avversaria hanno iniziato da qualche giorno, quindi erano un po' più brillanti. Comunque nel primo tempo loro si mettevano tutti dietro la palla e aspettavano il nostro errore, diciamo, nel fraseggio per poi partire nel contropiede. Invece il secondo tempo si sono aperti gli spazi e anche noi siamo stati più brillanti, come diceva lei, e abbiamo giocato meglio il secondo tempo. Io sono più tecnico, quindi posso dare il tuo, quindi tu... Io vedo te. No, vabbè, a parte gli scherzi. Senti, mister diceva ora che tu sei un uomo sul quale si può contare ad occhi chiusi per tanti ruoli. Ti senti portato a esercitare questo tipo di ruolo che ti viene dato? Sì, lo faccio senza problemi, lo stavo anche ad Alessandria. Ringrazio anche il direttore Peluso che ha fatto la conferenza stampa, che ha detto delle belle parole su di me, anche il mister, so che è il direttore che ha chiamato un allenatore di categoria superiore per chiedere di me, perché mi ha visto ad Alessandria e sono contentissimo e voglio solo fare il. Una domanda che potrebbe sembrare stupida, tra i 10 dell'anno scorso e i 10 di quest'anno, poi è cambiato un po'. Ma cosa è cambiato in voi? Ma siamo più maturi, ci conosciamo di più l'uno con l'altro, quindi abbiamo più sicurezze da cui partire. E i nuovi ci hanno portato forse qualcosa che ci mancava. E adesso si prosegue con questa avventura? Bisogna, sì. Nuovi hanno forse portato un po' di più di entusiasmo e più voglia ancora di più di dimostrare il loro valore, e noi facciamo sì che entrino subito nel gruppo e fare parte al 100%, sino subito. Tu stai facendo un po' la chioccia a voi, no? Perché certo. questi nuovi non hanno detto, non è facile inserirsi con il vostro gruppo, che è il solito. Sì, però noi siamo ragazzi stupendi e dobbiamo pensare, stiamo pensando per tutto al bene del Lecce, non al bene ognuno singolare. Dobbiamo andare avanti così e pensare così.